seguente, l'aprile dell'anno seguente è successo un fatto increscioso, per modo di dire. Abbiamo pensato di andare a fare una duna sperlonga. Benissimo. Quindi io ho preso il mio bravo Frecciarossa, c'era già Frecciarossa, penso di sì, e mi sono fatto, sono sceso a Termini. E Roberto mi dice, t'aspetto a Roma Termini. Dico, va bene, grazie. Quindi scendo dal treno, come esco sulla via che è la stessa via dove sono uscito oggi, che non ricordo il nome, arriva una signora che avrà avuto un'età indefinibile tra i 60 e i 130 anni, con questi capelli arruffati, sporca, come un pastrano, faceva un caldo terribile, lei era coperta, vestita con tutto quello che poteva avere, e continuava a dirmi, ammarlo, abbello, abbello, dammi una moneta, ammarlo. E intanto esco con questa qui nel calcagno e cerco Roberto, dov'è? Roberto era parcheggiato in tripla fila con la Lotus, così, e fa, Davide, sto qua, allora sono andato lì un po' di corsa, questa, ammarlo, e Roberto mi fa, ma cacciala via, dico, ma faccio mandarla via, mi chiama Marlo, la mando via, dico, ti pare, ma mandala via, vai via, vabbè, saliamo in macchina, la Lotus, io ho visto solo questa di Lotus in vita mia, è alta così da terra, se c'è una scatola di cerini per strada, la Lotus si disfa perché la prende in pieno, ma soprattutto la Lotus ha un grande bagagliaio, così, che era pieno delle cose di Roberto. Io avevo un unico zaino e mi dice mettilo qua. Vabbè, lo metto qua. Fate conto che questo sia il segno della Lotus, ma questo è altissimo, eh. Metto qua, ero strettissima così, lo zaino qui e non mi muovevo più. Roberto, ma dove c'è tanta strada da fare? Fa, è un pochettino, ma non ti preoccupare. Ma non sono affatto preoccupato. Ovviamente, tempo di uscire da Roma, avevo perso la sensibilità alle estremità inferiori, completamente. Poi Roberto aveva un'accelerazione con la macchina, faceva un rumore, cioè, ma chi è più figo di me? Che è sulla Lotus, coi capelli al vento, che vado a scalare al mare. Ma sono fortunatissimo, aveva ragione quella signora a chiamarmi Marlon. Bene, strada facendo, che succede? Davide, ci dobbiamo fermare a fare benzina. Ma abbiamo fatto, Roberto, abbiamo fatto 100 km e questa macchina consuma. Fermiamoci a fare benzina. Eravamo più o meno all'altezza di Terracina, da quelle parti lì. Ci fermiamo, c'è un distributore lato strada con una casa, la Casa Bianca, e sotto c'era bar, snack bar. Entriamo, Roberto fa benzina, parcheggia la macchina fuori dal locale, entriamo in questo posto, ci sono il banco in questa maniera qua, di qua ci sono le macchinette, le slot machine, e seduta su uno sgabello alto di fronte alle slot machine c'era una donna molto appariscente, vestita tutta in latex. Io, l'occhio mi è caduto, vi dico la verità. Caduto l'occhio, mi dico, vabbè. E Roberto mi fa, ordina e vado a pisciare. Sì, ma cosa vuoi mangiare? Dico, quello che c'è. Mi dico, va bene, c'erano dei toast di plastica, anche quelli. Ho preso due toast. Roberto non usciva più. Nel frattempo arriva questa signora. Era alta quasi come me, con un piccone così. Arriva, dice il banco, si appoggia al banco così, mi guarda e mi fa ciao. E mi dico, salve, ciao. Oh, che bella macchina che c'hai. Faccio, ti piace? Sì, bella. Che mi ci porti a fangiro? Dico, non posso, dai, portate a fare un giro, c'ho il toast. Dai, porta me fai un giro sulla tua macchina. No, mi guarda che la macchina non è mia, c'è un equivoco. E di chi è? E mentre esce Roberto dal bagno, così, che mi guarda in quella maniera, questa mi fa, sua? Dico, sì. Ah, beh,
si gira e va via. Io mi sono trovato anche un po' in difficoltà, dico la verità. E Roberto mi fa, che voleva quella? Dico, niente Roberto, voleva fare un giro in macchina. E poi? Dico, e poi t'ha visto. E mi fa, ma che ci capisce quella? Che io sono alto, biondo, bello e ho gli occhi azzurri. Quella non capisce niente dei uomini. E abbiamo proseguito in direzione appunto di Gaeta, anzi scusate.